voi. E tra l'altro mi sono resa conto che non lo facevo da tantissimo tempo. Dovesse migliorare ancora il canale, magari per il raggiungimento dei 6.000 iscritti potrei registrare un altro roleplay. Non li amo perché mi mettono in imbarazzo, come ho già detto, però non escludo la possibilità di registrarne altri in futuro, visto che comunque sono molto richiesti. Premesso che non me ne perdo uno e che sei super brava, brava, personalmente non sopporto i mouth sounds, ma in realtà io li odio a morte i mouth sounds, però come sono poco rilassanti. Ah, irritano un casino. Ok, ho trovato la mia gente. I trigger sono poco rilassanti, irritano un casino. Ok, ho trovato qualcuno che la pensa come me. Che bellezza, che bellezza. Mi sto sforzando in questi video di portare un po' più di trigger, ma lo sapete che per me è una sofferenza, perché io amo il silenzio e i sussurri.
questo sei super. Ultimo consiglio di cuore: non preoccuparti troppo di numeri, fai ciò che piace a te e vedrai che i numeri saliranno. Fidati di un vecchietto, ho 43 anni, fa quel che ti rende felice, è la strada giusta. Un abbraccio forte forte, io e tre andremmo veramente d'accordo, tanto tanto. Ti ringrazio di tutte le cose che hai scritto e 43 anni. Permetto di dirmi che non penso sia vecchiaia, per fortuna. E, comunque me lo auguro, cioè mi auguro che ci sia un fondo di verità in questo commento. E sì, comunque anch'io sono dell'idea di continuare a fare principalmente quello che piace a me, cercando un minimo di incontrare anche i gusti del mio pubblico, perché è giusto anche così. Però, ecco, comunque tenendo conto di ciò che veramente piace a me fare, che poi è il motivo per cui sono su YouTube. Poi, alcuni video senza microfono purtroppo non riesco ad apprezzarli, invece adoro svuota spesa e gli story time. Come vedete, c'è chi gli story time li ama, chi li odia, gli svuota spesa stessa cosa. Qualche commento fa qualcuno mi ha detto odio più svuota spesa. Qua invece siamo ad amare gli svuota spesa. Anch'io li amo. E i video senza microfono non riesco ad apprezzarli, in realtà io lo capisco, infatti io cerco sempre di portare il massimo della qualità possibile, che per me è il Blue Yeti, perché io amo anche sugli altri canali come suona il Blue Yeti. Il fatto è che quando registro video senza è soltanto perché, come sapete, io sono fuori sede e quando registro video a Roma, nella città in cui studio, ho il Blue Yeti, ma quando sto per lunghi periodi, magari un mesetto o più dai miei, non posso portarmi il Blue Yeti perché saranno 3 kg di microfono e è impossibile portarlo in viaggio, ecco. E quindi ovviamente se sto per lunghi periodi non posso programmarmi un mese intero di video e ne capita sempre qualcuno senza microfono. Però diciamo che io la maggior parte dell'anno la passo a Roma e a Roma il Blue Yeti, quindi sì. Ciao, vorrei più video di eating. C'è chi li odia, chi mi ha chiesto di smettere di farli, tu mi chiedi di farne di più. Comunque cercherò di accontentare la tua richiesta, anche se devo dire che sto cercando un sacco di variare, di portare un sacco di cibi diversi sul canale per quanto riguarda l'eating in questo periodo. Poi, a me piacciono solo i video parlati senza trigger. Oh mamma mia, ripeto, sto trovando la mia gente. Allora c'è qualcuno a cui non piace, cioè non lo so. Io non ho mai registrato video con tanti trigger perché non li amo, non mi rilassano, non mi interessano, non mi piacciono e non mi piace neanche registrarli. E tutti mi state dicendo fai trigger, fai trigger, fai trigger. E io mi dico, ma perché mi seguite se io non li ho mai registrati? Cioè non è che ho smesso di registrarli adesso, io non ho proprio mai registrato video con i trigger. E quindi, cioè, un po' mi stupisce, devo dire, questa cosa. Comunque anche io amo assolutamente i video parlati, è il motivo per cui ascolto ASMR, sono i propri video parlati. Soprattutto in soft spoken, guarda, giusto giusto in questo periodo, momento del video sto registrando in soft spoken, quindi sarei contento, barra contenta. È l'unico che mi rilassa, però ad esempio quando parli dell'università salto, appunto perché quando guardo i video voglio rilassarmi e prendermi una pausa da quegli aspetti che mettono ansia nella mia vita. Ci può stare. In realtà anche io non amo quella tipologia di video, però in realtà dovete sapere che mi è capitato anche varie volte che mi venisse richiesto a qualcuno che magari mi dicesse perché non registri un video, oppure mi parli della tua esperienza, com'è vivere con altri, com'è studiare all'università. Per il resto io non parlo tantissimo in realtà di università. Capiterà quanto può essere un massimo un video al mese in cui nomino l'università, nel senso che ne parlo approfonditamente. Poi magari appunto che dico, ah, sto registrando questo video dopo l'università, è possibile,
oggettivamente è possibile, però video dedicati all'università in realtà non ne registro tantissimi. Ovviamente nei miei life update tende a essere preponderante, dato che comunque è un aspetto importante della mia vita. Quindi il mio consiglio è di variare. In realtà non credo di parlare solo di università, però evidentemente viene percepito così, non lo so. E più che uno spazio di sfogo personale, considerare argomenti che risultano più leggeri e accattivanti. E io uno dei motivi principali per cui ho il canale è proprio per avere il mio spazio e poter scegliere cosa dire. Forse uno dei motivi principali per cui ho YouTube, per cui amo YouTube, è proprio avere il mio spazio e la mia libertà di dire quello che voglio. Però mi rendo anche conto che questa cosa possa risultare a tratti pesante. Infatti io cerco di portare molti video leggeri, cioè quando faccio lo svuota spesa, quando faccio i preferiti, quando faccio le serie TV, cioè non credo di portare video pesanti, cioè non, oggettivamente a me sembrano argomenti molto futili. Ciao, sei bravissima, il canale è perfetto così, che guardo qualche volta i tuoi video e sono davvero belli, grazie mille. Secondo me potrebbero dare un boost al canale qualche video in più i roleplay, che vanno molto su YouTube, lo so che tutti amano i roleplay, infatti se li registro solo per le visualizzazioni, perché io mi sento a disagio, non mi diverto, non mi piacciono. Vabbè. Però diciamo che, come ho detto prima, non conto di registrarne altri in futuro. Però ecco, con un poco, non troppo piacere, ecco. Gli unici video che non ho guardato ultimamente sono i mukbang, che personalmente non amo. Gusto personale, ci può stare tantissimo, e lo di Temu, che odio come piattaforma di shopping. Per il resto tutti i video dove c'è il whispering, c'è la mia visualizzazione. Ne sono molto contenta, ti ringrazio. Sto cercando essere interrotto ogni 10 secondi. Poi questa cosa dei lamenti, ragazzi, questa cosa dei lamenti, posso capire di cosa, cos'è che vi urta. Non, no, perché veramente io nei video spesso, anche quando sono stanca, anche quando sono sfatta, cerco di non farlo vedere nei video, o comunque cerco di mettermi davanti alla fotocamera, sorridere per 15 minuti, registrarvi il video, pure se la giornata è stata una giornata no. Quindi sinceramente non è che sia molto contenta di leggere tutta questa cosa dei lamenti, perché allora non è apprezzata per niente questa cosa, evidentemente non è apprezzata per niente, quindi è sforzo preso e buttato. Quindi mi dico, di cosa mi lamento? Cioè dei rumori durante l'ASMR? Sfido, cioè nel senso, io sento tutti gli ASMR artisti lamentarsi di questo, dell'università e della stanchezza, sento tutte
le persone di cui guardo i video lamentarsi del fatto che sono stanche, tutte letteralmente. E di cosa mi lamento? Cioè, ma poi veramente registro quasi solo video ormai in cui cerco di portarvi un approccio positivo alla vita, in cui vi dico che la mia idea sulla vita è che alla fine tutti i momenti no saranno seguiti dai momenti sì, che per me tutto si compensa alla fine, che anche quando ho mille cose da fare, per me c'è sempre il momento bello da aspettare e questo mi rende felice e più propositiva nei confronti della vita, ma io sono quella che si lamenta. Cioè, ognuno ha i suoi problemi, io non ho mai pensato che i miei fossero più importanti di quelli degli altri, e tra l'altro è una cosa che tendo a ribadire ossessivamente, cioè sia su YouTube che nella mia vita privata, una cosa che mi si sente dire spessissimo è: ok, ho questo problema, ma sono bianca e non ho mai vissuto il razzismo. Sono nata nel continente, nel paese giusto, nella situazione economica giusta, nella situazione di salute giusta. Lo dico sempre, sono dei problemi da contestualizzare, problemi da contestualizzare in una determinata situazione. E io l'ho detto 1000 e 2000 volte, proprio per non fare la vittima, proprio per dire: so che ci sono dei problemi molto più gravi dei miei. Quindi poi, ora sentirmi dire da 100 persone diverse che mi lamento e basta, ora abbiate il coraggio di dirmi in cosa sono così lamentosamente terribile. Grazie. No, scusate, però dopo un tot di volte si perde anche la pazienza. Cioè, vorrei vedere voi ricevere 50 persone. Cioè, 50 no, perché un sacco di gente è stata carinissima, però comunque sto leggendo anche delle cose che oggettivamente dopo una certa anche basta. Questo adesso è un lamento. Questo adesso è un lamento perché vi siete lamentati. Sempre sul ridere alla fine, cioè non... Questo è il fatto che anche quando mi lamento cerco sempre di sdrammatizzare, ed è per questo che non capisco perché la cosa stia buttando, gettando così tanto nello sconforto. Però vabbè, gusti personali. Non conosco cosa facessi in passato, osservo il presente e ti dico che sei una meravigliosa SMR artist. Non mi riferisco solo alla tua bellezza, ma al fatto che sei una fantastica, super, non ho capito. Il tuo punto di forza sta tutto nella tua voce pazzesca. I tuoi cavalli di battaglia devono essere whispering, soprattutto il soft spoken. Mi sa che devo registrare un po' di più video in soft spoken perché anche questi piacciono e non ne registravo da un sacco sul canale. I trigger, le altre menate, lasciale a chi non possiede il tuo dono meraviglioso. Devo dire che questi commenti mi vanno molto bene, anche perché io non amo appunto i trigger, quindi il trigger, le menate, le altre menate, lasciale, mi fa molto ridere, ti ringrazio, dono meraviglioso. In realtà io non credo di essere speciale sotto pressappoco nessun punto di vista della mia esistenza, ma non credo di avere capito niente di più rispetto alla media delle persone, semplicemente ho scelto di mettermi davanti a una fotocamera e con un microfono. Ma come potrebbero farlo tutti, io non credo di avere qualche talento in più, però è un hobby e tutto sommato mi fa stare bene, quindi va bene così. Rallenta la velocità di parola fino all'estremo, anche a scapito dei contenuti, non ha importanza. Brividi assicurati per tutti, un grande abbraccio e non mollare. Video spesa, chi ama i video di abbigliamento, chi vorrebbe cose più serie, chi vorrebbe cose meno serie, chi vorrebbe i trigger, chi dice no, lascia stare i trigger, chi vuole il soft spoken, chi vuole whispering. Niente, io trovo tutta questa storia molto divertente, mi sto divertendo da morire, a dire la verità, per un sacco registrare questa tipologia di video così chiacchiericcio in cui posso dire la mia opinione, mi diverto tantissimo. È vero, ognuno ti chiede di fare video in base alle sue preferenze, esatto, ognuno mi sta chiedendo sulle basi delle proprie preferenze e non sulla base di ciò che è sempre stato in questi anni il canale, questo ciò di cui mi rendo conto.
ammazzarli. Discorsi poi sono quelli che ho già fatto, forse la stanchezza, forse comunque il fatto che io sono una che non sa stare ferma, cioè per me non esiste una giornata in cui non faccio niente, per me in una giornata devo sempre fare mille cose diverse, io non concedo a me stessa il tempo di riposarmi, ho sempre un obiettivo, ho sempre qualcosa da fare, quindi tendo ad essere sempre attiva e presa da mille cose contemporaneamente, quindi è difficile vedermi rilassata, annoiata, che non sto facendo niente, ecco, forse derivante da questo. Penso che tu debba iniziare a variare. Sono iscritta a Storia del Canale e ti ringrazio tantissimo per questo. Guardo ogni tuo singolo video, ma se noti meno interazioni è perché probabilmente è l'ora di modificare qualcosa. Non pubblicare video spesa ogni una settimana. 10 giorni sono troppo ravvicinati ed adesso anche con i video di Prozis è come vedere lo stesso video 4 volte al mese. Allora vorrei dire che i video di Prozis sono stati 2, letteralmente, e lo so perché ho fatto 2 ordini nella mia vita da Prozis e basta, cioè non ne ho fatti altri, quindi è impossibile fare riferimento ad altri video su Prozis, e comunque non conto di fare altri ordini a breve. È stato un caso che io abbia pubblicato diversi video all Prozis e spesa ravvicinati, è stato un purissimo caso, è una cosa che non succede quasi mai perché ci tengo molto alla varietà sul canale. Ogni tanto capita, e capita perché comunque pubblico almeno 3 video a settimana, quindi ogni tanto capita per questioni di programmazione e di organizzazione della mia vita. Comunque video spesa, non vi preoccupate che appena sarà estate non ne vedrete più, perché per me si non ne vedrete quando scenderò dai miei. Niente
Assolutamente, e infatti io non voglio dire che i vostri gusti sono sbagliati nella maniera più assoluta. Voglio
io cercherò di fare il possibile per tenere conto di tutto, ma appunto nei limiti umani. Questo video è giunto al termine. Io vi ringrazio per aver scelto di guardarlo, è stato lunghissimo anche questo. Vi saluto e vi dico che ci vediamo direttamente nel prossimo. Concludo perché sono bella stanca, bella cotta dopo queste 50 minuti di registrazione, che non sono abituata a registrare video così lunghi. Però ho deciso di farvi un regalo per accontentare tutti e giustificarmi. Vi ho fatto un regalo, visto